La nuova programmazione si concentrerà molto sulla sperimentazione di queste esperienze, sui piccoli e medi comuni, laddove ci sono fenomeni incipienti di spopolamento e della necessità di reinvestire in queste comunità per riportare servizi, portare più Stato, più cultura, più civiltà, più infrastrutture e soprattutto creare così condizioni più favorevoli per una qualità nuova dello sviluppo che rimette al centro, diciamo, la dimensione umana, soprattutto le vecchie tradizioni, le vecchie culture e anche, diciamo, un riappropriarsi, diciamo, di un'identità profonda di cui dobbiamo secondo me recuperare soprattutto qui nel Mezzogiorno per parlare al mondo, perché con questa identità possiamo parlare al mondo. Questo di stasera è un progetto ancora più ambizioso, ridare, come dire, valore, identità a dei borghi già abbandonati, quindi una sfida ancora più esaltante. Ovviamente noi ci impegniamo a far sì che il Cilento, tutte queste aree più a sud, spesso danneggiate da, come dire, da frane, da eventi naturali, siano, diciamo, ancora vivibili. Evitare lo spopolamento, cercando di offrire servizi per quanto riguarda la provincia vuol dire viabilità soprattutto, vuol dire edilizia scolastica agevole, anche sistema di trasporto locale, perché la provincia ha ancora questa competenza importante e noi sopperiamo in quelle zone dove non è possibile un sistema di trasporto più generalizzato di tipo regionale. Quindi ci impegniamo al massimo, questa iniziativa è stata, come dire, anche con la mia presenza patrocinata dal punto di vista morale. Ovviamente la provincia si impegnerà insieme alla regione, ai parlamentari europei per reperire risorse affinché un progetto del genere possa prendere sicuramente piede. Stasera si è parlato delle azioni da poter mettere in campo ed è davvero bello sapere che si può fare per questi bellissimi borghi ancora qualcosa. Beh, credo che sia un progetto di una bellezza straordinaria, è un progetto di prospettiva, però chiaramente che si sposa con quella che è una visione della regione, che soprattutto attraverso le ultime decisioni, la decisione, ecco, di finanziare tutti i borghi, credo sia stata una delle cose più sagge e anche più interessanti, per cui ecco, credere nelle aree interne, credo che questo sia una cosa importante. Io penso che il recupero di questi borghi sia strategico per il futuro del nostro territorio, anche a conclusione, a completamento di un percorso amministrativo che ha visto la Regione fortemente impegnata su vari temi, per cui io credo che l'impegno stasera da parte, ecco, del vicepresidente della Regione a sostenere di Andrea Cozzolino a livello regionale siano degli elementi importanti, e noi come parco sicuramente saremo a fianco di queste idee che tentano a mettere il territorio, soprattutto, ecco, la storia dei nostri territori, dei nostri borghi al centro del nostro futuro.